Allora, questa è tipo la cosa più buona del mondo. È una quesadilla, cioè un taco con dentro formaggio e carne. In questo posto lo fanno troppo buono. Stasera invece ha preso un taco fritto, sempre con la stessa carne e lo stesso formaggio. E adesso abbiamo chiesto anche un panino, sempre con la stessa carne e lo stesso formaggio, però è tipo un po' alla piastra. Io pedi un lunch, se lo pedi alla... Buon appetito. Wow. Okay. Questo è il panino. Questo è un panino che ha la carne dentro ed è tutto croccante. E adesso questo lo prendo io. Grazie. Ok. E adesso andiamo via. Quella era la bancarellina dove abbiamo mangiato. Sì. Buono. Come sempre mangiamo per strada. È più buono. Costa anche poco. La quesadilla era troppo buona. Che le dici ieri? Ciao Maria. Noi siamo venuti in questo negozio dove praticamente portano un sacco di cose dagli Stati Uniti e costano di meno. Ci sono tipo le aspirapolveri, le biciclette, cose per il campeggio. 150 euro questa boccia. Sì. Le docce, questi qua per fare il barbecue, un sacco di cose, tavoli. Lo zio di Cesar sta cercando uno di questi, quindi siamo venuti a vederli. Tutte cose nuove poi sono. Amore, che fai? Mentre stavamo fuori è arrivato un altro pacchetto, credo da Banggood. E tra le altre cose c'era questo cuscino dentro, troppo carino. A forma di emoji. Poi farei emoji. Super collabol. Sì, poi faccio un mega collabol. Lo metto qua. Siamo andati a vedere un po' di cose. Sì. Però non vi abbiamo portato nell'ultima tappa. Qual è stata l'ultima tappa? Vedere una casa. Ah, però non vero. L'abbiamo vista perché era chiusa. Solo da fuori, perché sì. Forse però la vediamo preso... stasera o domani. Sì. Un appartamento abbiamo che abbiamo visto vicino a casa di suo cugino. Fa lo stesso piano. Affittano l'altro appartamento. Quindi sì. È un prezzo molto conveniente. Poi sì, vediamo se si concretizza. Mm-hmm. Però l'abbiamo visto solo da fuori. Poi adesso. Sì. Suo cugino chiama il proprietario così prendiamo un appuntamento per vederlo dentro. Però è tutto vuoto, sta facendo i lavori, quindi insomma ci vorrà un po'. Non ci siamo fatti la doccia oggi. No. Siamo stati tardissimi. No, praticamente avevamo... Allora, non ho spiegato perché ieri ho detto che andavamo a fare colazione nel mio posto preferito, no? Invece? E che era quello dove abbiamo mangiato oggi. Però siccome ieri era venerdì di quaresima, siamo usciti e quel posto era chiuso perché fa la carne. E quindi siamo andati a mangiare il waffle alla fine e lui ha preso quell'altro... Con i nachos, i fagioli, quelle cose là di ieri. Se non avete visto il vlog di ieri sul canale di Cesar lo trovate. E quindi ci siamo andati stamattina in questo qua, si chiama Don Jimmy. E è tipo un posto di tacos, così una bancarella, avete visto? Sì. E fa quelle quesadillas che sono troppo buone. E ci eravamo dati appuntamento lì alle 9 del mattino con mio cugino, quello che affittano la casa accanto. E poi alle 9:30 ci ha svegliato sua zia e noi stavamo ancora dormendo perché con questo fuso orario ci siamo svegliati stanotte alle 5, che a Roma erano le 2, e io avevo una fame terribile perché era pranzo per noi e tra l'altro ieri sera abbiamo cenato poco, avete visto quel panino con i cereali perché non avevamo fame. E quindi avevamo un sacco di fame. E poi ci siamo riaddormentati e non ci siamo svegliati più. E quindi siamo usciti così, senza lavarci, senza niente. Infatti adesso siamo tornati e più o meno ora di pranzo ci facciamo la doccia. E poi oggi pomeriggio facciamo qualche altra cosa. Siamo andati a fare appunto a comprare questo barbecue perché domani faremo la festa qua dietro. Sì. Perché oggi gli operai dovrebbero finire i lavori. Vi ricordate ieri sera vi ha fatto vedere qua fuori? Dovrebbero stare... Stanno sistemando il patio. Non voglio ricadere come ieri, qua con le valigie. E quindi domani facciamo tipo una festa di inaugurazione, anche una festa perché siamo arrivati noi. E facciamo un barbecue. Hanno finito. Eccolo, sì. Il muro. Oddio. E niente, quindi domani facciamo questo barbecue e forse faccio anche cupcake. Volevo provare a comprare un frullatore, qualcosina oggi. Sì, ho un'impastatrice. L'impastatrice... Comunque la dovremmo comprare. Sì, perché ci serve per lavorare. Magari con qualche offerta. Un piccolo frullatorino almeno per montare il burro potrei comprare oggi, adesso vediamo. Comunque ora ci laviamo. Ho chiamato anche mia mamma adesso, che in Italia è mattina, quindi orario perfetto. E basta, ci vediamo dopo. Allora, ci siamo fatti la doccia, sistemati. Mi sono anche fatta un po' di ricetti perché avevo tempo. E adesso stiamo andando a prendere il barbecue perché l'avevamo comprato, ma prima non entrava nella macchina dove stavamo prima. Quindi c'è sta macchina enorme. Sì. E guardate dietro.
Quindi lo metteremo lì. Sì, questa macchina è del papà di Vanessa. Franci si emoziona sempre con questa macchina. Sì, mi piace, perché puoi mettere un sacco di cose là dietro. In Italia è stranissima, non la vedi in giro. Solo che oggi è sabato, quindi ci sono le macchine. Comunque stiamo andando al supermercato. Allora, noi siamo arrivati da Sam's. No, è Costco, vabbè, sbagliata, perché qua ci sono sia Sam's, sia Costco, sia Walmart, tutti i supermercati grossi. Però siccome non abbiamo pranzato alla fine, siamo messi a mangiare. Stiamo mangiando, cenando praticamente, perché sono tipo quasi le 8. Abbiamo preso questo. È tipo un panino con dentro pollo e sembra tipo besciamella, però non lo so. E poi dopo andiamo a fare la spesa. Allora, siamo entrati nel Costco. Sì. Siamo qua vedendo le cucine, enorme. Il frigo. Sì. Guardate questo per l'acqua. Le lavatrici. Ovviamente non compriamo niente ancora perché non abbiamo la casa, però. Sì. Per darci un'idea, qui ci sono tutti i materassi, guarda. Qui ci sono anche le cose per le foto, sedie. Che dobbiamo più che altro controllare e vedere i prezzi, perché come avete visto stamattina in quel negozio là che importano cose dall'America, no? Qua bisogna vedere se ti conviene comprare cose importate, cose. Che cos'è questo? Negozi per le banconote false. Quindi bisogna trovare delle belle cartoleria offerte. Cartoleria o no? Bello, dobbiamo trovare delle belle offerte e poi decidere dove comprare le cose. Guarda che belli questi fiocchetti, anzi nastrini. Qua c'hanno tutto, anche le sedie, tutto. Poi ci sono anche le cose da mangiare più avanti. Sì, mo vi portiamo là. Ah, la carta fotografica. Guardate, abbiamo trovato questa KitchenAid che è in offerta, costa più o meno 9.000 peso, sarebbero 450 euro, che non è pochissimo. Però questa è la professional, calcolate che quella normale in Italia costa intorno ai 600 euro, sì. Quindi questa qui è quella, questa tipo è quella grande. Professionale più grande e costa 4,50, è un buon prezzo, solo che c'è solo grigia, non so se prenderla subito o continuiamo a vedere qualche altra cosa, perché qua la Kenwood non esiste, quindi dovremmo per forza prendere una KitchenAid. Guardate che buono questo formaggio, c'ha i pezzi di zenzero dentro. Poi c'è questo che è un formaggio messicano, che di solito è bianco, ma questo ha tipo cose dentro, non lo so. E qua è la mozzarella, questa qui è la mozzarella che hanno loro. È un po' più dura della nostra, però non troppo, eh. Non è come la pizzottella, è più morbida. Sembra buona. Che hai trovato, amore? Parmigiano? Parmigiano reggiano, prodotto in Italia. Quanto costa? 189 pesos. No, 324. Quant'è? 17 euro. Mazza, tantissimo per quel pezzettino. Stiamo vedendo un po' che formaggi 36, ci sono. 36 mesi, eh. Ah, lì ci sono anche. Asiago. Gorgonzola. Asiago. E perché c'ha la muffa? Ma che cos'è quello? Gorgonzola. L'asiago non ha la muffa in Italia, no? Che buoni questi formaggi. Questo sembra troppo buono. Un rotolino. Con dentro i mirtilli, buonissimo, vero? E c'è anche questo che è tipo come uno che una volta abbiamo comprato ad Amsterdam. Infatti è inglese perché l'avevamo comprato a Marks & Spencer, ti ricordi? Che è inglese. Cioè, questo è bellissimo, questo qua olandese, guarda. Sai cosa c'ha con la palla dentro? Zenzero. Buono. Mamma mia ragazzi, non potete capire che bontà, quante cose buone. C'è anche la pannella, che è una specie di ricotta, però mexicana. Un sacco di cose buone, sì. Guarda qua. Guarda questo con la buccia nera, quello là. Come si chiama? Cheddar? Parmigiano, c'è scritto. Parmigiano? Questo parmesano. Porzione impaccato in mezzo. No, ma questo non è parmigiano. Oddio, che buono, guardate questo sushi. Questo sono 5 euro. Gnammi. Cannelloni, che so? Sì, cannelloni, cannelloni. Salmone. Un sacco di cose pronte qui. Andiamo a cercare i tuoi zii, amore, sono che persi. Si sono persi. Anzi, casomai noi ci siamo persi. Sì, noi ci siamo persi, siamo rimasti un sacco indietro. Ecco qua la parte più bella, guardate un po'. Qui vendono gli Starbucks a lunga conservazione, di vari gusti. Voi comprate il pacchetto, che costa 119 pesos, quindi diciamo sui 7 euro.
e ve lo mettete a casa, lo mettete in frigo e quando ve lo volete bere lo bevete. Hai visto, amore? Di Starbucks. Guarda quanto costano poco. Tipo 7 euro, no? Qua ci sono tutti... Sciroppo d'aceri? Sì, tutti i sciroppi d'aceri. Che buoni. Poi lì ci sono i brownies, tutte cose buonissime. Ah, vediamo i cereali, ok? La parte preferita di Cesar. Granola. Un pacco con tutti i cereali dentro. Questi sono troppo buoni. Quelli non li ho mai provati, sai? Ah, i Cinnabon, questi sono buonissimi. No, troppo grosso, che questo è un supermercato all'ingrosso, quindi vende scatole enorme. Però vabbè. Settembre 2016. Vabbè, tanto abitiamo a casa di tua zia adesso, amore, quindi finiscono subito. Eccoli. I Reese Puff. Questi sono troppo buoni. Questi li abbiamo mangiati a New York. Amore, mi giro un attimo e c'hai 3000 cereali in mano, che fai? Questi erano proprio buoni, questi me li ricordo. Quanto costano, amore? 5 euro l'uno, eh? Va bene? 155 peso. Li vuoi? Questo è latte di arachidi? Sì, quelli lunghi. Ma... Cioè io lo voglio, c'è anche il latte di cocco, ma il latte di arachidi deve essere troppo buono, non sapevo neanche che esistesse. Ah, guardate qui, un divano letto tipo. Qui c'è questo mobiletto che mi è piaciuto un sacco, il gazebo. No, a me piace un sacco questo mobile, amore. Questo è bello. Sì, è carino, questo mobile è fighissimo per gli esterni, tipo mobile bar. Sì, grazie. Che bello, dentro puoi mettere le cose, gira e poi ci sono anche le sedie incluse. Dobbiamo venire con più calma, amore, perché adesso siamo venuti troppo tardi e sta tipo per chiudere il negozio. Mamma mia, questa salsa al coriandolo è una cosa buonissima, troppo buona. Qui ci sono tipo gli oli, le salse, le cose in latta. Questo è olio di avocado. Questo sarei curiosa di provarlo. Sembra buono. Tanto qui si sarà trovato l'olio Bertolli e si è emozionato. Sono bellissime le bottiglie, guarda che carine. Carine. Guardate che carine, qua sono già le cose di Pasqua. Cioccolatini a forma di... come si chiamano? Coniglietti, le uova. Guarda, che carini. Altri cioccolatini di coniglietti. Questi sono i rimasugli di San Valentino invece. Di là c'erano anche gli Hershey's, altri cioccolatini. Hai visto che carini, amore? Qua ci sono dei trucchi, andiamo a vedere. Ah, ecco qua, guardate. Questi sono quei cosi della Elf, della EOS che ho comprato l'altra volta. I burri di cacao. Quanto costano? Costano 12 euro tutti questi. Mazza, io ce l'ho già però. E che altro c'è qua? Degli integratori, tipo per i capelli, guarda. Creme, cremine, un sacco di cose. Oddio, guardate qua. Marshmallow ricoperti di cioccolata. Quante ciccioserie che ci sono qui, ma sono troppo buone. Vi faccio vedere un po' di dolcini che ci sono. Questo Carlos V è tipo il cioccolato più famoso qua in Messico, ma è della Nestlé. Chissà come mai non c'è in Italia. Poi ci sono i bacetti della Hershey's. Qua le cose che si trovano anche in Italia, Kinder Bueno. Crunch, questo è buonissimo. Questo è messicano, è una... come si chiama? Una... tipo un lecca lecca con dentro marshmallow. Dio, guardate questi! Cioccolato bianco e anche normale. E caramello anche, questi bianchi, sì. Forse, no? Ma... buoni! Qua è proprio il reparto super ciccioserie. Questo c'hanno... piacciono, amore? 143 kcal per 40 grammi. Vabbè, dai. Mamma mia, che marshmallow giganti. Super morbidi. C'è un profumino di fragola. Qua tutte le caramelle invece, messicane. Manco col peperoncino. Manco col peperoncino. Qua i bambini mangiano le caramelle col piccante. Infatti è un sacco strano. Questo è piccante? Sì. Piccante. Anzi, fateci sapere se vorreste un video tipo assaggi di caramelle messicane. Perché tanti io non l'ho assaggiate. Per il microonde, palomitas, quella piccante.
popcorn. Quelli sono i cereali di cui abbiamo parlato. Sì. Quelli che sono, quelli i, sono i suoi cereali preferiti. Chi è che l'ha lasciato di qua? Mamma, guarda quanto noccioline. Un sacco di noccioline. Mondo questo. Io Cesar va matto per le noccioline. Mia, perdonami, amore. Dobbiamo assaggiare assolutamente il latte di noccioline, amore. Vero? Sì. Sembrava buono. Andiamo che non ci lasciamo. Questa signora che sta parlando al telefono gridando, perché ci segue, scusate, Vero? Che posso dire? Qui siamo nell'altro supermercato, quello accanto, il Sam's. Si chiama Sam's? Sì, abbiamo trovato tutta la pasta di cecco. Ci sono anche queste per le lasagne, sì. Guarda. Ma gli gnocchi stanno fuori dal frigo, com'è possibile che li tengono così? Guarda, ci sono anche i cosi. Lei è Paola. I fusilli. I fusilli. Sì, c'è proprio tutto qua. Guardate questi, Lucky Charms, ma sono tipo barrette. E poi questi, buonissimi, mini brownies. Ma buonissimi, sono della Kellogg's queste, sì, cose, perché in Italia non ci sono? Che pizza! È troppo grasso. Che fastidiosi. Qua ci sono tutti i cereali. Guardate che bello che ho trovato. Però costa 100 euro. Uffa. Troppo bello. Vero? Se ti ricordi bene, forse lo compriamo. Diteglielo a Cesar che è bello, che me ne deve comprare. Non dico che è brutto, no, però no, 100 euro. Costa un po' tanto. Dovremmo trovare prima la casa, forse. Però è bello. Adesso paghiamo. Eccoci qua, siamo tornati a casa e sono un sacco stanca, sono tipo le 10:30, perché qua i supermercati chiudono un sacco tardi, quindi alla fine uno fa tardi, va tardi dappertutto e poi c'ha sonno. E comunque abbiamo tipo mangiato prima, avete visto, verso le 7:30, 8, quindi non credo che faremo una vera e propria cena. Penso che mi mangerò dei cereali, quelli là che abbiamo comprato di cannella, adesso ve li faccio vedere. Sono salita per mettermi un po' di burro di cacao, perché con queste temperature strane, cioè che fa un sacco caldo ma dentro sul mercato c'è l'aria condizionata altissima, mi sono seccate tutte le labbra e mi facevano malissimo, quindi sono venuta su a mettermi un po' di burro di cacao. E adesso vado sotto e così mi mangio i cereali. Allora, sentite questo casino? La musica dal vivo qua fuori. Stanno facendo una festa con la banda e cose. Che? Ci vanno a pagare il copyright. Perché? No. Quelli della banda che si vedono. Noi ci stiamo mangiando i cereali Cinnabon. Sono buonissimi. Eccoli. Qua ci stanno tutti quanti. Zio Ramon, Bruno, Vanessa, Melissa, Jimena, Fer, Nena, Maribel, il cagnolino Coco. Tutti quanti. Buona cena. Sono buonissimi, vero? Non me li ricordavo. Vabbè, con questo bellissimo ambiente, questa bella musichetta. È tardi, sono quasi le 11, sì, credo. Quindi domani mattina dobbiamo alzarci presto, perché domani perché andiamo. Boh, perché? Stavo per dirlo. Non lo posso dire? Sergio, vai da qua. Qua fanno le feste per strada. Nella, perché mi guarda, perché mi mira così. Mi prende in giro lei. Vabbè, ciao, mettete mi piace, sì, commentate, sì, iscrivetevi. Commentate secondo voi cosa andiamo a fare domani mattina presto. Andate nel mio canale. Guardate che bei capelli che c'ha Nena. Oggi ce li siamo arricciati insieme. Seguitela su Instagram. Come ti chiamo su Instagram? Nena Elisa Sanchez. Elisa 07. Vabbè, se andate sul mio Instagram ho messo una foto, sì, che ieri siamo foto, andati, credo, che ieri siamo andati a bere qualcosa da Starbucks, quindi abbiamo, sì, messo la foto. Quindi e l'ho taggata. È brava perché fa dei video figli anche lei. Sì, è vero, fa dei video che canta. Ciao. Buonanotte, a domani, ciao. Mine, benvenute nel mio room tour 2016. Yeah, questo video è super richiesto e ho deciso, prima di partire per il Messico, di farvi un room tour aggiornato gennaio-febbraio 2016, perché appunto poi non sarò più in questa stanza per un po', e quindi ho pensato appunto di farvi vedere come
l'ho sistemata e quali modifiche ho fatto ultimamente, perché dal vecchio room tour, cioè dal precedente room tour, è passato già un pochino di tempo, un bel po' di mesi, e quindi ho cambiato qualcosina e volevo farvela vedere, anche perché appunto me lo richiede sempre in tantissime e ho deciso di farvelo.